Ciao, Gino, delle fantastiche coppie di maiale. Cominciamo con un po' di pepe, anzi, abbondante pepe. Sale. E della paprika. Potete scegliere voi se quella affumicata oppure no. Giriamole e mettiamo gli stessi ingredienti anche dall'altra parte. A questo punto aggiungiamo un po' d'olio alla nostra piastra. Aggiungiamo la nostra coppa. Alziamo la fiamma e la andiamo a cuocere per bene da un lato. Nel frattempo prepareremo il nostro peperoncino. Andiamo a tagliare il nostro peperone tagliando i suoi lati. E andiamo a scartare tutti i semi e la parte bianca del peperone. Ho tagliato il peperone a listarelle di circa 1,5 cm, 2 cm. Queste le mettiamo da parte. Nel frattempo tagliamo molto sottile questo spicchio d'aglio. E tagliamo a metà un limone. A questo punto andiamo a girare la nostra coppa dall'altro lato. E aggiungiamo il peperone. L'aglio lo mettiamo direttamente sulla coppa. Infine andiamo ad aggiungere il succo di mezzo limone. Ok, siamo praticamente pronti. Diamo giusto un'ultima girata alla carne. Diamo una spruzzata di peperoncino in polvere e non ci resta che andare a servirlo. Prendiamo la nostra carne, mettiamo sul piatto, ci mettiamo sopra un paio di fette di peperone, facciamo così. Sì, sto cercando di farla bella, ma non ne sono capace. Prendiamo un po' di panna acida e ci aggiungiamo una cucchiaiata. Ok. E finiamo di nuovo con un po' di paprika. Ok. Molto bella. Ok, trovate tutti gli ingredienti e altre spiegazioni sul sito informaincasa.it. Buon appetito!